è bellissimo vedere l'entrata delle maschere e la spiegazione col sorriso di chi in qualche modo sta a vertice di questa struttura, perché il carnevale è questo, il carnevale è la gioia, il carnevale è l'insieme dei momenti per stare insieme. E a Capua c'è una gran bella tradizione, noi siamo quest'anno alla 134esima edizione, che solo quello potrebbe giustificare tutto lo sforzo che si sta facendo qui a Cassino. Io ringrazio veramente la città di Cassino che ha creato questo momento, ringrazio il professore, ringrazio tutti gli interventi. Non mi sono stancato, cioè io ho la buona abitudine di quando prendo parte ad un incontro, a di venire, ascoltare, stare tutto il tempo, addirittura intrattenermi alla fine, che non significa non avere qualcosa da fare, che è un momento importante. Credo che la maschera di Pulcinella vada veramente a prendere questa riconoscenza, di questo simbolo, questa forza dell'UNESCO e questa opportunità di crescita. E stasera ho visto cose che non avevo idea che esistessero, quindi veramente sono il primo ad aver imparato tanto questa sera e credo che sia fondamentale continuare questo percorso. Addirittura sarebbe molto bello ritrovarci tutti insieme in un punto di Capua è manifestazione. centrale, è Capua centrale. sarebbe non gioiosa, ma molto di più. Le Cioè, voglio dire, istituzioni, noi voi siete il siamo, sindaco. no, io ci sto, io non. Quindi con piacere Un raduno veramente mi metto estivo. in gioco. Un raduno estivo, noi abbiamo quest'anno avviato questa nuova edizione del Carnevale. Io sono sindaco da 6 mesi, quindi da ragazzino ho vissuto sempre il Carnevale mascherandomi e facendo parte ai gruppi carnevaleschi. E quindi continuo in questa tradizione e ho messo in piedi un comitato permanente del Carnevale che punta a diventare fondazione. Gli ho dato un incarico a 5 anni, quanto il mio mandato, così evitiamo di ogni volta vedere cosa costruire. E con questo comitato, chiaramente, gli ho dato l'input del carnevale, ma gli ho dato l'input del Luglio a Capua, gli ho dato l'input della processione del Venerdì Santo, gli ho dato l'input della manifestazione dell'Immacolata dell'8 dicembre, perché credo che quando si lavora su un territorio bisogna avere più cose da fare durante un percorso e bisogna avere molto impegno. E Silvio Fiorillo, ho sentito nominare più volte Capuano, VI secolo, XVI secolo, drammaturgo, scritto di Pulcinella, scritto della Lucilla Costante, questo personaggio storico ambientato a Capua, dove ci sono dei richiami di luoghi della città di Capua, si parla di Capua. È la figura di Pulcinella, antagonista di Capitan Matamoro, questo personaggio che uccide i Mori. E quindi c'è questa sfida tra questi personaggi e Pulcinella ne esce vincitrice. È una storia bella, Capua l'ha portata anche in scena. C'è un attore capuano che veramente ha lavorato, Yuri Monaco, ha fatto una rappresentazione molto bella, molto interessante da poter portare in scena anche in altre occasioni. Ci sono dei percorsi della città di Capua che sono i luoghi della memoria con i personaggi della città di Capua e tra i personaggi della città di Capua che ne ha sfornati tanti, perché quando hai una città bimillenaria, io dico, sono tante le figure che sono nate nella città e hanno preso piede da Pier delle Vigne, da Ettore Ferramosca, da Ferdinando Palaciano, fondatore della Croce Rossa, Sotto il regno delle da due Sicilie. Martucci. Veramente c'è un qualcosa che può avere tanto da raccontare e c'è Pulcinella. Pulcinella con questa, dalla penna di Silvio Fiorillo, che naturalmente ben si colloca nella città. È chiaro che io non credo nell'idea che uno nel mondo da solo possa fare qualcosa di buono. Quindi l'idea che invece già voi avete avviato da tempo questo percorso, che stasera è stato per me una manifestazione, una presentazione veramente unica. Quindi non ho difficoltà a dire che sposo in pieno l'idea, il progetto, il percorso
e quanto avete già prodotto perché avete fatto tanto. Io, per quanto mi riguarda, come sindaco della città di Capua, continuo questo percorso insieme a voi, quindi non mi metto, come dice, mi metto in coda, mi metto assieme, carichiamoci e andiamo in questa direzione, perché ritengo veramente che il personaggio, ma le città che si sentono rappresentate e rappresentano il personaggio assieme sono in grado di produrre un prodotto valido e vincente. Perché dobbiamo mantenere le nostre tradizioni, dobbiamo veramente portarle avanti. Le date chiaramente del carnevale sono uguali per tutti, quindi ognuno promuove un problema la propria oggi città. È un problema dividersi, vabbè, non una volta niente. All'anno. Io dico, è bello perché il carnevale è innanzitutto del luogo dove si svolge, quindi i primi a goderlo sono i cittadini di quel posto. Poi naturalmente può essere un attrattore anche culturale, perché è cultura, il carnevale non è una festa di piazza, è un qualcosa che va oltre, cioè la realizzazione di un cappello come quello significa un padre che lo fa alla presenza di un figlio, racconta cosa sta realizzando, lo manifesta, esce con orgoglio, quindi per me è cultura pura e lo dico veramente con grande piacere. E cultura io lo vedo, sono stato ieri sera in un edificio a Capua che abbiamo dato in prestito al comitato per realizzare i carri, abbiamo ieri sera stappato un momento di gioia con una trentina di persone, grandi e piccoli, a saldare e inchiodare la cartapesta. Noi abbiamo una tradizione veramente unica della cartapesta e rivedere in produzione la cartapesta ieri sera è stato per me un motivo di grande orgoglio e di grande gioia. Quindi l'idea mi piace, se viene accolta, è quello di eventualmente presentare l'insieme di tutte queste maschere, di tutte le culture, anche a luglio, che è un momento in cui più si può programmare una giornata. E si può stare all'aperto. Si può stare all'aperto e io con piacere, se avvenisse a Capua, naturalmente sarei orgoglioso di ospitarvi in tutti i modi, poi senza... Lo dico con veramente una serenità d'animo infinita, senza nulla togliere a chi sta lavorando in questo campo. S'affianca. Quindi per me è un motivo veramente di gioia e ritengo che possa essere il volano eventualmente per la candidatura della figura di Pulcinella a livello europeo e penso che veramente possa essere un momento per diffondere la cultura. Poi è la sede dove ognuno naturalmente promuove le proprie tradizioni, c'è lo spazio e sarebbe bello non riuscire ad accogliere, come si dice, cioè essere così bravi a non riuscire più ad accogliere tanto che ci si è promosso. Quindi io vi ringrazio, continuo a essere presente per ascoltare anche altri interventi, perché oggi ho imparato molto 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 di più rispetto a quello che sapevo. Grazie mille.